Ciao a tutti, ed eccoci in questo nostro nuovo video. Dopo alcuni consigli che mi sono stati forniti da voi, oggi abbiamo deciso di parlare di oggetti maledetti. A quanto pare il tema maledizioni vi piace molto, e porteremo avanti questi argomenti. Ma prima, se volete consigliarci altri temi, scriveteceli in un commento sotto uno dei nostri video, oppure sulla nostra pagina di Instagram. Iniziamo adesso con il video in questione. Numero 1. L'anello di Rodolfo Valentino. Rodolfo era un attore e ballerino italiano, nato nel 1895 e morto nel 1926. Per l'epoca fu uno dei più grandi divi del cinema muto, ma c'è un mistero legato alla sua morte e nessuno si è mai capacitato su ciò che è avvenuto. Rodolfo portava con sé sempre un anello, con all'interno una gemma incastonata chiamata Occhio della Tigre, per via della sua forma e del colore. Quando, in una data imprecisata, Rodolfo comprò l'anello, lo mostrò prima al suo migliore amico. Quando l'amico però prese in mano il gioiello, ebbe una visione sulla morte di Rodolfo. Rodolfo ha sempre pensato che fosse uno scherzo, ma quando alla fine morì, l'anello passò alla sua amante Paola, che lo donò poi ad un italo-americano. Tempo qualche anno, e nel 1934 morì anche lui. L'anello poi sparì, ma dopo questa vicenda nessuno so più pensare all'accaduto. Numero 2. La sedia di Thomas Busby. Nel 1702 accadde uno dei delitti più brutali della storia inglese, causato dalla follia e dall'alcol. Thomas Busby, falsario ed ubriacone, tornò dopo una serata da un noto pub, ma è a casa che si compì la tragedia. Il patrigno era ancora sveglio ad aspettarlo. Thomas prese un martello che aveva in casa, che usava per dei soliti lavori, e spaccò il cranio del patrigno senza pietà. Il giorno dopo la polizia arrestò subito l'uomo, le prove erano schiaccianti e fu condannato all'impiccagione. Thomas però chiese se prima poteva bere un'ultima volta una birra nel suo locale preferito. Il giudice, basito da questa richiesta, accettò. Tenuto a vista d'occhio per paura che potesse scappare, Thomas fu condotto nel pub, ma dopo aver bevuto la sua ultima birra, il folle lanciò ad alta voce una maledizione proprio sulla sedia in cui sedeva. Possa la morte improvvisa avvenire a colui che osa sedersi sulla mia sedia, recitò. Il pomeriggio dello stesso giorno, Thomas fu impiccato fuori al pub e lasciato dondolare per diversi giorni. Nessuno osò mai avvicinarsi a quella sedia, ed il pub perse non poca popolarità. Arrivò poi la Seconda Guerra Mondiale e furono molti piloti della Royal Air Force ad entrare nel pub per riposarsi. Alcuni, senza conoscere la storia, si misero anche su quella sedia e tutti caddero vittime nella guerra che fu. Nel 1970, un muratore che ristorò in quel pub, seduto proprio sulla sedia di Busby, morì cadendo poi da un'impalcatura dove stava lavorando. Ci furono anche altre vittime poi, nello stesso anno. Ma la lista è abbastanza lunga e preferisco finire qui. Vi basti sapere che, nel 1978, il proprietario del pub decise di sbarazzarsi della sedia, donandola al museo di Tersk, inchiodata poi al soffitto in modo che nessuno possa sedersi. Numero 3. Annabelle. Questa è la storia che ispirò vari film su bambole possedute, come la stessa Annabelle e Chucky, il pupazzo assassino. Nel 1970 una donna comprò in un negozio di usato una bambola all'apparenza incantevole. Fin qui niente di male, ma dopo un po' di tempo i fatti inquietanti furono all'ordine del giorno. La donna giurò di aver visto la bambola in posti dove non ricordava di averla poggiata e neanche la figlia poteva aver accesso. Basti pensare che una mensola posta in alto, una bambina di pochi anni non poteva mai raggiungerla, a meno che non si serva di un aiuto. Altre inspiegabili volte, la madre vedeva la figlia parlare con la bambola e sentire delle voci che non conosceva. Tutto ciò, sfociato poi in un esorcismo che non ebbe però successo, portò all'esasperazione. La donna così donò via la bambola al noto museo di Warren, un luogo dove sono raccolti la maggior parte di oggetti maledetti. Numero 4. Il letto a castello. Questo è uno dei fatti più misteriosi in cui mi sono mai scontrato. Alan e Debbie Tolman acquistarono un letto a castello per i propri figli. Subito dopo cominciarono ad accadere diverse cose strane.
I bambini si ammalarono e iniziarono a vedere immagini di una strega nel sonno. La radio si accendeva senza che nessuno la toccasse ed infine Alan, quando tornò a casa, un giorno udì una voce che lo invitava nel garage, dove vide divampare un incendio. L'uomo si recò immediatamente a prendere un estintore, ma il fuoco scomparve non appena arrivò alla porta del garage. Il letto fu poi bruciato e tutte le attività paranormali cessarono immediatamente. Numero 5. L'abito maledetto. Anna, figlia del ricco Elias Baker, sin da giovanissima crebbe nel lusso più sfrenato. Il padre durante l'Ottocento era proprietario di numerose miniere di ferro. La ricopriva di gioielli, denaro ed abiti costosi. Ma alla ragazza non interessavano i beni materiali. Lei voleva soltanto trovare l'amore, sposarsi e vivere una vita tranquilla. Un giorno conobbe un povero operaio. E poi i due si innamorarono. Anna Baker si sentì così al settimo cielo. Finalmente il suo sogno si stava per realizzare, pensava. Suo padre, però, non la pensava affatto così. L'unione con un lavoratore di diversa classe sociale era assolutamente inaccettabile. Tempo dopo, poi, secondo alcuni, la giovane si suicidò per la disperazione, proprio perché il padre non accettava questo matrimonio. Secondo altri, invece, decise semplicemente di non sposarsi e di morire in solitudine. Ad ogni modo, ciò che è certo è che non riuscì mai ad indossare il suo abito nuziale che aveva ricamato. Oggi l'abito si trova al Blair County Historical Society's Museum, conservato all'interno di una teca di vetro, proprio nella camera da letto che un tempo era di Anna. Si dice che, a volte, il vestito però venga ritrovato in posizioni singolari, come se qualcuno lo stesse ripiegando. Secondo la leggenda, si tratta proprio di Anna Baker, intenda ad ammirarsi allo specchio. Secondo altri, invece, è soltanto che qualcuno molto giocoso voleva cambiargli la posizione. E con questo è tutto per ora. I misteri sono molti e parlarne in un solo video risulta impossibile. Spero che vi sia piaciuto ugualmente questo video. Facci sapere cosa ne pensi e ci rivediamo a Darkside.